Buongiorno ragazze, nuovo video. Finalmente sono ritornata dopo una settimana. Portate pazienza, ma volevo accumulare un po' di cosine perché sapevo che andavo a fare shopping. Vi avevo detto che non avrei comprato altro, comunque cose che magari non mi servivano. Però ho trovato cose che mi piacevano tanto tanto con gli sconti, 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 e quindi perché non comprarle? Poi comunque, prima di iniziare il video, volevo darvi una notizia, almeno per me è una gioia di quest'anno, l'unica gioia che sono partita veramente in quinta, e che ho trovato lavoro. Andrò a lavorare in un negozio di abbigliamento, quindi sono super, 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 super felice, perché non vedevo l'ora e sono veramente contentissima. Adesso vabbè, non sto qua a dirvi il nome, anche bene. Cioè, magari non me ne frega manco quello che vi sto dicendo, scusatemi, ma sono felice e volevo dirvelo. Quindi diciamo che, visto che ho trovato da lavorare, inizierò a metà marzo, mi faranno sapere, insomma, scusate se mi tocco i capelli, ma li ho appena lavati e mi danno fastidio. Quindi metà marzo inizierò e avrò un contratto abbastanza lungo da poter fare la mia bella esperienza. Quindi vedremo vedremo come andrà, insomma, quando inizierò, magari vi terrò aggiornate e per ora vi dico solo questo. Bene, vado avanti. Allora, ho un po' di roba da farvi vedere, quindi sarà un video molto lungo. Per chi si sta già annoiando, prego, spostatevi nel prossimo video, perché sarà un video lungo. Allora, intanto volevo farvi vedere due cose che mi sono arrivate da AliExpress dopo 3 mesi, tipo, tanto, no? Qua le cose arrivano quando vogliono. Allora, io volevo togliere il flash, ok? Mi vedete meglio? Comunque, mi è arrivato questo anellino qua, che è veramente una cazzatina, cioè mi fa pure male perché qua dietro taglia, vabbè, 20 centesimi, quindi capirete voi. Comunque questo. E poi mi è arrivato il choker che stavo aspettando, che ne sto aspettando un altro, sinceramente, che è molto più largo, che l'ho pensato per l'estate quello. Comunque, vabbè, da mettere con i top, tipo così, è bello, a me piace un sacco. E tipo anche questo sui 20-30 centesimi, ora non ricordo, comunque li trovate a pochissimo. È in velluto, fatto anche male, ma vabbè, insomma, cioè, dietro non lo vede nessuno, chi se ne frega. E l'ho già messo, già indossato e fa la sua bella figura, quindi ci sta. Se mi vedete in canottiera è perché mi sono appena fatta la doccia. Sto evaporando, cioè sto sudando, ho caldo e mi sono appena anche asciugato i capelli, ma già fanno cagare, quindi io non so come metterli, portate pazienza, ma... devo capire il senso che hanno i miei capelli in questi giorni, perché vanno veramente angoscia. Andiamo avanti. Poi, queste due cosine qua. Poi non so veramente da dove cominciare. Vabbè, cominciamo che domenica sono stata all'outlet di Brescia, Franciacorta. Per chi è di quei posti lì, magari ovviamente lo sa. E ci sono degli sconti favolosi, perché ovviamente outlet più sconto. Non è più 50, magari su certe cose, magari un po' di più, o magari anche fosse un bel 50, viene fuori qualcosa di interessante. Allora, cominciamo. Sono stata da Nike e ho preso, che li ho già indossati, e per chi vuole vedere, ci sarà, cioè c'è l'outfit su Instagram che ho fatto ieri, che sono andata a fare shopping anche ieri. Comunque, questi semplicissimi qua in cotone. E hanno lo stemma della Nike sul polpaccio che fa tutto il giro. Sono stracomodi. Vi dico solamente che le taglie sono un po' strane. Perché io cercavo la S, ho detto almeno la S, perché a guardare la XS, cioè, pensate mai che io entro qua dentro? Ho detto no, S non c'era. L'ho trovata fatalità in un altro stand un po' più avanti. Ho detto vabbè, oh, c'è la S, ultima nera, proviamola. Mi stava larga. Mi faceva tutto il cavallo, cioè mi faceva proprio brutto davanti, era proprio largo. Ho detto vabbè, proviamo la XS. La XS mi sta un po' stretto in vita, cioè va su ovviamente, è un po' più aderente, però sulla gamba me la fascia da Dio, quindi è veramente bello e comodo. Lasciate stare perché è Nike, ma proprio il modello, come è fatto, il tessuto, mi sta molto molto bene addosso, mi piace tantissimo come mi fascia la gamba. E, non e tanti pantacollants non lo fanno perché sono molto molto molli. Invece questo devo dire che mi piace. Quindi, yes. E questo mi sembra di averlo pagato 15 euro, ma non so se era scontato o no. Se vibra il cellulare, scusatemi, sono i messaggi che devono sempre rompermi le palle mentre faccio il video. Comunque, dettagli. Questa. Poi. No, scherzavo. Sì, no, non scherzavo. Ok, niente. Poi sono stata da Coupa.
che c'è l'auto che mi stufa. E ho preso due cose, mi hanno dato in omaggio un'altra cosa, non lo so. Comunque ho preso questa matita labbra, tanto perché mi serviva un'altra matita labbra, ragazze, cioè adesso lì non si vedrà un cacchio di niente. Comunque non ve la swatcho, il colore è proprio questo rosa qui, carne, che lo stavo cercando io, sto cacchio di rosa carne, che è naturale, cioè è un nude, ma fa di quelle labbra che sono, almeno a me, piace come mi fa le mie labbra, quindi ovviamente l'ho già strausata nel giro di pochi giorni, cioè se ripasserò per caso di là me ne compro un'altra perché è veramente bella. E questa l'ho pagata 3 euro e qualcosa, e se vi interessa è la numero 014, 014, basta, vi prego, lasciatemi stare. Poi ho trovato, per l'estate, non per adesso, questo correttore, stick concealer, correttore stick, ragazzi scusate un secondo che tiro via il, almeno... l'audio, perfetto, così almeno nessuno mi scassa. Quindi, questo, ed è veramente aranciato. Io, essendo che per le mie occhiaie l'aranciato è ottimo, sembra un rossetto, comunque è così. Adesso non si vedrà niente. Comunque per me l'estate l'arancione è favoloso, perché mi riprende un po' la mia abbronzatura che è sul... sull'olivastro, e diciamo che non si vede troppo l'effetto che fa l'arancione, cioè non si vede... proprio, cioè se io me lo metto adesso questo arancione sembra una cogliona, perché sembra che ho due meloni arancioni sugli occhi. Invece mettendolo l'estate mi camuffa un po', e yes, il numero 03, questo, e l'ho pagato 2,50 euro, quindi era c'era solo questo numero qua, fatalità, e ho detto bene, me lo compro, massimo boh, non so cosa farò. Poi mi hanno messo all'interno viso, vabbè, questa crema multifunzione di Pupo, ma tanto non penso, la userò da andare via quando magari vado via un weekend, che me le porterò con me perché sono i campioncini che io adoro da portarmi in viaggio. Poi, ah sì, vabbè, questa ve la faccio vedere dopo. Sono stata in un centro commerciale non a Brescia, e ho preso questa scatolina che adesso utilizzerò da mettere tutti i miei rossetti, un euro, quindi che, cioè, la provo, se mi piace ritorno, me ne compro un'altra semplicemente. Comunque le trovate anche all'Auchan quando fanno quelle promozioni, tutto un euro, no? Quindi vediamo se un po' di rossetti mi stanno qua all'interno, perché sto spopolando di rossetti. Questa poi, questo ve lo faccio vedere dopo. Sono stata anche all'outlet su ad Avio, lo spaccio Intimissimi Calzedonia, ho preso solamente una cosa, solo una. Ebbene sì ragazze, 2 euro di questa maglia in Suissa, che non so perché l'ho comprata, ma comunque l'ho comprata, magari la metto oggi. Semplicissima, larga, ok, così. La particolarità sta nel dietro, cioè questi due buchi su... sulla schiena sono bellissimi, insomma, una maglia stupenda della bellezza di 2 euro, quindi va bene, dai, magari oggi la metto. Quasi quasi, visto che non so cosa mettere, magari quei leggings di Nike, che tanto oggi non ho da fare chissà cosa, quindi perfetto. Eccola qua, sono andata con mia sorella, ho comprato solo lei, io ho detto vabbè, non vado in cassa senza neanche spendere un euro, prendiamo le due. Comunque poi questa non so se quando farvela vedere, ma ve la faccio vedere per ultima questa cosa qua, andiamo avanti. Ieri sono stata a Brescia un'altra volta, ma sono andata all'IKEA, per capirsi, che sapete che l'hanno allargata, quindi ci sono un po' di negozi tipo Primark, quelle cose lì, no? Molto delusa da Primark, lo dirò, lo dico già, è la seconda volta che io faccio un video dove dico che da Primark non trovo una beata minchia, perché ho trovato due cazzate, ma due, cioè vabbè, ho detto ok, mi servono vestiti io, ragazzi. Non riesco a farmi piacere niente, non capisco perché. L'unica roba che mi piace sono le t-shirt semplici, colorate, perché quelle le metti con tutto, ma ne ho un fottio a casa, quindi inutile che vado a spendere di nuovo soldi per delle t-shirt, che tanto ho le pile di t-shirt, quindi quelle sono utili. Poi, vabbè, roba per la casa molto bella, molto economica, va bene, ci sta. Jeans non li ho provati perché non avevo proprio le palle, i cazzi di provarli. Quindi scusatemi le parole, ma veramente io ogni volta che vado lì dentro, cioè, mi viene il mal di testa, troppa roba tutta insieme. Ok, parto proprio da Primark. Allora Primark
il mio primo sacchetto di Primark, molto delusa. Ho preso quattro cosine, cioè che proprio una mi serve. No, mi servivano tutte, sinceramente. Niente vestiti, ve lo dico subito. La prima ho preso questo stuccettino qua molto piatto. Fatalità, c'erano tutte le M, quindi la mia lettera, e sono veramente felice. E ce l'ha pure qua sul coso, rosina. E io all'interno, essendo che ultimamente, come vi dico, sto usando borse molto molto piccole, anche tutti i giorni, questo è il mio nuovo portafoglio, porta tutto, porta moneta, porta di tutto di più, cioè c'ho dentro i fazzoletti, c'ho dentro i documenti, c'ho dentro quattro monete, le salviette, quindi approvato, perché mi sono accorta che ho una borsetta dove se si rovescia, mi si rovescia tutto dai lati, quindi se io ho moneta, robe così, quella sparisce e ciao ciao, e sono povera, io ho bisogno anche della moneta, quindi non posso perdere la moneta per strada. E allora mi sono presa questo per la bellezza di 3 euro. Poi, ovviamente non potevano mancare i calzini neri. 7 paia di calzini neri che io uso tanta tantissimo. Eccoli qua, non mi stancherò mai di dirvelo perché io ne uso un fottio di questi. Cioè, io non sono la tipa dei calzini col fiocchetto, dei brillantini. Scusate, qua ci sono, girano pelucchi. Raramente li metto, ne ho 2 paia di quelli col fiocco, quindi capirete la mia entusiasmante vita di calzini. Comunque, 7 paia alla bellezza di 3 euro, cioè cazzo me ne frega, li ho presi. Marina, le parole, scusatemi. Comunque, sono 70, 77% di cottone, poliestere e elastane, quindi ci sta e io li uso sempre. Poi, ho preso per ultimo due. Per ultimo, come sto parlando? Vabbè, ho preso i due. Dischetti di cotone 75 centesimi all'uno. Se non ci credete, ve lo faccio sbam, me lo faccio vedere. Quindi due, perché io li uso per tirarmi via lo smalto dalle unghie, perché non mi strucco con questi, ma bensì mi strucco con le salviette, perché tanto comunque io non metto la malta in faccia, quindi la salvietta, un bel lavaggio di sapone, il mio trucco va via. E questi solamente per le unghie. E questo è tutto anche da Primark. Poi sono stata da, ovviamente, Zara. Scusate, non vi farò lo spezzettone dei video indossati, li vedrete comunque a breve nei miei prossimi outfit. Quindi per piacere, seguitemi su Instagram, che mi fa davvero piacere. Comunque, cosa ho preso da Zara? Ho preso due cose, sono stata molto brava perché ho selezionato una cosa che io ci facevo l'occhio da tipo, l'ho provata tipo 3 volte nell'arco di tutti questi saldi, ok? E questa volta ho detto fanculo, la compro perché per la bellezza di 4 euro, scusatemi, cioè adesso ve la faccio vedere, 3,99 euro, ho preso questa maledetta felpa che tutte me l'hanno bocciata, ma a me non me ne può fregare di meno. Allora, è stralarga intanto, vedete, cioè è larghissima, è una S, eh? La particolarità sta nella manica, cioè l'avrete vista e rivista, ma a me piace, oh, chi se ne frega, l'ho presa, me la sono già immaginata, outfit molto casual da tutti i giorni, quindi chi se ne frega, le sto usando tante di felpe ultimamente perché mi sto vestendo abbastanza casual, quindi mi piace lo stile casual che gira, perché è comodo, se devo andare a fare la spesa, se devo andare a fare qualsiasi giro più banale, l'outfit casual ci sta, inutile. Comunque bordeaux c'era solo questa e me la sono presa, ho detto ciao Eone, e anche se non vi piace, a me piace. Poi ho preso un'altra cosa che io, boh, io non so di che collezione sia, io non so se è di quest'anno, ma presumo di sì forse, ma non lo so perché i dettagli sembrerebbero, ditemi voi perché io non mi sembra di averla vista quest'anno nella collezione, cioè l'anno scorso nella collezione quella passata, boh, non lo so. Ho preso, che adesso qua non si capirà una beata Eva, questa, aspettate, che comunque anche questo lo vedrete a breve indossato, questa tutina. Oh, sì che si vede qua, c'è una bella luce, c'ho la finestra proprio sopra la testa, quindi vedete che sono in mansarda, quindi. Allora, è tutta pizzata intanto, a 3/4, quindi arriva qua. Il collo è quasi alto, quindi così. Sotto c'è la sottoveste fatta tipo a canotta, ok? Quindi qua si vede tutta la pelle, si intravede la pelle. E ha la zip dietro, qua sulla schiena, va fino in fondo. Pantaloncino, ovviamente, non è una gonna.
E mi sta ben sotto, un bel po' sotto alle cosce, perché io non voglio che si veda la riga del mio fondoschiena. Non mi piace che si veda la riga, perché come vi ho detto, non mi piace il mio sedere, quindi mi dispiace ai maschietti, ma anche troppo così. Ed è molto molto bella addosso, mi piace un sacco. Ho preso una S e veniva la bellezza di 50 euro, che col cacchio che gliel'avrei dati, l'ho pagata 9,99 euro, sconto 80%, 80 netti proprio. Ok, e quindi questa sono stati i miei acquisti da Zara, ovviamente, e cioè fantasia, portami via, tutto Bordeaux, adesso che vedo, è tutto Bordeaux. Ok, ma va bene così. Quindi questa la metterò a breve perché ho un compleanno, delle uscite con delle amiche, quindi ci si pensa. Poi sono stata alla Stradivarius, sempre dentro all'IKEA. Io la chiamo IKEA, poi c'è un altro nome, ma ragazzi, dai, mi avete capito. Ho preso tre canottierine che mi piacevano per l'estate, per il prezzo, perché erano prezzate tutte 3,99 euro, quindi 12 euro, e quindi ci stavano. E ho preso questa che mi piace tantissimo, molto semplice, però cioè, fa molto effetto. Poi l'estate, io già che diventerò nera come il Babau, questa sopra per me è fantastica. È abbastanza cortina, però si potrebbe anche mettere con un pantaloncino, quindi all'interno del pantaloncino, sia a vita alta che anche quasi a vita bassa, che si veda appena la pelle, la pancia, scusate, quindi non è brutta. E vabbè, il pizzetto va giù così, vedete che ha questo triangolo, diciamo, ed è molto carina. E queste qua venivano all'inizio 12,95, cioè vabbè, 13 euro all'una. L'ho presa bianca e vediamo se si è rovinata, sta vicino a quell'altra. E l'ho presa pure rosa, cioè un rosa, come si può dire? Oppela, un rosa, non mi viene la parola. Un rosa carne, vabbè, un rosa antico, ecco, magari qua si vede meglio. Ho preso tutte S perché comunque mi stanno perfette sia di seno che di vestibilità di spalle. Forse dovrò accorciare un po' le spalline perché mi cedono e non ho capito il motivo. Comunque vabbè, lo metterò con un reggiseno ovviamente senza spalline, quindi a fascia. Adesso dovrò rifornirmi pure di quelli andando avanti perché comunque io queste le ho pensate pure per ora da mettere con una giacchetta sopra per andare a ballare più che altro perché io ho caldo, quindi io voglio avere le braccia libere e stare bene perché altrimenti mi rovino la serata se comincio a mettermi cose troppo lunghe e sudo, caldo, boh, mi dà fastidio. Quindi queste penso che siano molto 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 carine. Con un jeans e un tacco sono perfette. Basta, sto facendo troppo per una fighetta di canottiera. Ultima canottiera che ho preso, canotta elegante, che devo stare attenta perché questa è delicatissima. Difatti se qua mi parte mi incazzo, il filo se parte. E ho preso questa. Questa veniva, quanto venivi? 20 euro, cioè 20 euro, per carità è elaborata quello che volete, ma anche no. Questa l'ho pensata anche questa, sia adesso, ma specialmente l'estate si attacca tutta. Non so come la farò a lavare questa maglia perché porco cane, mi tocca lavarla a mano. Eccola qua. Quindi ha l'argento, il rosa e si rovinerà nel giro di una serata, presumo, perché vabbè, per 4 euro ci sta, insomma, dai. Con un pantaloncino bianco, questa io me la vedo alla grandissima. E questa è molto carina perché anche questa, cioè, è così, crop, quindi magari da mettere con un jeans a vita alta, una braghetta, qualsiasi cosa, come volete abbinarla voi, insomma. L'unica cosa che io vi dico di questa maglia, a parte che si impiglia dappertutto, ma quando voi ce l'avete addosso, le braccia sfregano un po', quindi magari dà un pochino fastidio, ma vabbè, insomma, per una serata ci sta. Poi, oddio, devo rovesciarla perché sennò mi rovina tutto il resto e non mi va bene. Così facciamo. Poi, ultima cosa. Mamma mia, ho già finito. Mi manca l'ultima cosa che. Ah, non è vero che ho finito, ragazze. Cavolo, mi sono dimenticata. Vabbè, ritorno indietro. Quando sono stata all'outlet a Brescia, al Franciacorta, sono entrata da Alcott con mio moroso e lui si è preso delle cose e io ho trovato questa felpa semplicissima, nera.
che ho usato anche ieri con i pantacollant di Nike con sotto una canotta più lunga bianca, semplice, felpata, vedete che è bella pelusciosa, molto calda, 4 euro quindi, sì, si rovinerà subito, però per 4 euro ho detto vabbè, me l'ha presa e ciao. Poi sempre all'outlet avevo voglia di fare un giro e vedere se trovo degli sconti dove volevo io. Ben sì, è stato così. Allora, ho preso un regalo per una mia amica e prendendo questo regalo poi ho visto un regalo anche per me, insomma, cioè, come fai a dire no? Vabbè, insomma, preso il regalo di questa mia amica, faccio un giro da un'altra parte, esco, entro in un altro negozio e mi cade l'occhio su questo. Quindi sono andata da Guess, ok? Sta diventando un'ossessione sta cosa, sto andando a Guess. E insomma ho visto questa, era scontatissima al massimo, cioè non vi dico di averla pagata proprio 5 euro, però per quello che l'ho pagata ne valsa la pena. Vi dico solo che il suo prezzo iniziale superava i 100 euro e sinceramente 100 euro non ce li avrei mai dati. E io l'ho pagata con un prezzo molto molto ragionevole. Allora, questa è la sua sacchetta. Io adoro le sacchette e questa è la mia bimba nuova, eccola qua. Allora, lì la vedete più azzurra, comunque non è azzurra come la vedete lì, ma bensì è più chiara, quindi è un color, non dico ghiaccio, ma quasi molto molto chiara. Io questa ovviamente mi sono già fatta i miei outfit in mente da mettere, catenella oro e la sua tracollina è piatta, quindi vedete. Così, molto rigida. C'è un cartellino che rompe le scatole. Adesso potrò usarla perché io ho tenuto tutto questo lì per fare video a voi. Comunque, i particolari della zip, la scritta. E l'interno, ovviamente, c'è ancora la carta che volevo farvi vedere l'interno prima che rompo la borsa. Comunque, c'era, era tutta bella. C'è la sua. Eccola qua. Questo è il librettino con dentro la garanzia, cioè il certificato di originalità. All'interno c'è questo, il suo stemma Guess qua. Non ha niente, ecco, c'è la bustina del. Quindi ditemi voi, cioè proprio l'ho lasciata lì. Non ha zip all'interno, niente, vuota, però io penso che qua dentro ci sarà il mondo perché io ci faccio sempre stare tutto in ogni cosa, in ogni dove, quindi ci sta. Ecco. Quindi se vi capita andate a Brescia, andate all'outlet, entrate da Guess. Peccato che c'era solo Luigi uomo e non c'era donna, perché se c'era la donna, donna è a Mantova, io ero, ecco, adesso non si chiude più la zip ovviamente. A Mantova, ragazze, c'è la Luigi donna, se non sbaglio, mi sembra di sì, quindi per chi comunque anche se siete... Ecco, ce la faccio magari. Anche se siete dei posti, comunque io abito in provincia di Verona, per andare a Mantova io in meno di un'ora ci sono, come a Brescia, quindi ne vale la pena. Se non avete un cacchio da fare la domenica, avete voglia di girare per negozi, prendere vostro moroso e obbligarlo a portarvici, andateci perché ne vale la pena con gli sconti. Quindi io ve lo consiglio, poi vedete voi. Comunque... Sono troppo troppo felice perché già non bastava la Luigio che ho preso a Firenze, ma bensì mi serviva anche questa. Non mi serviva, non mi serviva. Però, cioè, ragazze, sono stata attratta troppo, quindi ci stava, dai, insomma, una volta ogni tanto, una pazzia ci sta e sono troppo contenta. Mi sono fatta un altro regalo, non so per cosa, ma era un regalo della giornata, insomma, dai. Bene. Io ho fatto 25 minuti di video, voi lo so, vi siete già rotte le palle, scusatemi, io vi voglio veramente scusare, sono vicino. Quindi io ora vi saluto, vi mando un bacio grande, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like se vi è piaciuto, mettete un dislike se non vi è piaciuto, se avete voglia seguitemi anche su Instagram e la mia pagina Facebook che non la sto usando sinceramente, ma se avete voglia di passare comunque a mettere un like o quello che volete, passate pure. Troverete tutti i miei link nelle informazioni.
del mio profilo qua su YouTube. E detto questo, io vi ringrazio, voglio anche ringraziare le ultime iscritte, grazie a tutti dei commenti, mi fate davvero piacere, che, cioè mi fate davvero, sì, mi fanno davvero piacere ricevere certi commenti da certe ragazze, perché si vede che comunque vengono apprezzati i miei video, anche se sono delle cavolate, perché non è che faccio video molto da dire utili nella vita, però comunque io vi faccio vedere quello che a me piace, quello che io compro, perché penso che possa essere utile a un'altra di voi che magari ha bisogno di un piccolo consiglio o non sa so dove andare a reperire certe cose. Quindi niente, video così da non so cosa fare, mi guardo un video in poche parole. Quindi hobby, niente di più. A me piace, quindi spero che anche a voi vi faccia piacere. Quindi io vi aspetto, iscrivetevi e niente, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione grande 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 e ciao ciao, alla prossima!